Oggi siamo a Bologna, sulle tracce della più grande chiaroveggente dell'Ottocento, per andare a visitare i tre luoghi dove riceveva pazienti e spettatori. Basta una bicicletta. Sì, naturalmente anche il telefonino, scusate. Anna Bonazinga si era trasferita a Bologna con il marito nel 1860 e il suo primo studio l'aveva aperto qui, in via Solferino numero 15. Gli affari vanno piuttosto bene e nel 1870 possono trasferirsi nel sontuoso Palazzo Tanari. E adesso vi porto all'ultimo dei tre studi. Negli anni 80 riceveva qui, in via Ugo Bassi 29. E poi si fa un salto in biblioteca a leggere cosa scriveva Franco Mistrali nel 1867 dopo una serata a casa della D'Amico. La signora Anna D'Amico si prestò alla parte più controversa offrendo un saggio di chiaroveggenza e fu curioso lo indovinare la persona di Gioacchino Pepoli, ambasciatore a Vienna, pensata appunto da chi scrive. È emozionante leggere il resoconto di un effetto di mentalismo dell'Ottocento e al contempo è frustrante non poter scoprire il trucco usato quel giorno, ma l'enigma che rimane rende il tutto ancora più affascinante.